La moda o qualcosa così. Oh, Federico Sì? e Flor? Flor non lavora più in questa casa. Mi dispiace, ma è giusto così, mio caro. Ah, sì? Sì, mi si spezza il cuore perché quella ragazza è un amore, però hai fatto bene. È una decisione adulta. Potrai occuparti del tuo bimbo. Ora cerca di non rovinare tutto. Mi scusi, ma proprio non la capisco. Certo, quella ragazza ti ama molto e tu E io sei... sto cercando di dimenticarla. Sto facendo del mio meglio, mi creda. Ma non ti riesce molto bene. Federico! Oh, Nilda! Ciao, mio Come caro. sta? Bene, Mi fa grazie. piacere. Federico, i ragazzi ti aspettano nello studio. Manca solo Franco. Nilda, mi scusi. Sì, mio caro, vai pure. Per favore, non guardatemi così. Vi sto chiedendo un po' di collaborazione. È il giorno del mio matrimonio. Chiedo troppo. No, va bene, conta su di noi, Federico. Va Parla bene. solo per te. Io non ho mai sopportato tutta questa storia. Neanche io. Però dobbiamo rispettare le decisioni altrui, anche se in questo caso sono sbagliate e sgradevoli. Io non rispetto proprio niente perché non sopporto la presenza della strega. Io Io non la riesco a odio. capire perché non butti la strega nella spazzatura e nasposi Flor, non capisco. È certo, E tu, invece di sposarla, l'hai cacciata via come un cane randagio. Thomas, perché non dai l'esempio? Federico è nostro fratello e poi Delfina sta aspettando nostro nipote, quindi, eh? No, no, Questo è potrebbe giusto. anche fingere. Non hai visto che non le cresce neanche la Ma pancia? no, ma no. Sì, certo. E no, è scientificamente provato che le streghe non possano avere Ora figli. basta, basta, per favore, basta con tutto questo. Vi sto solo chiedendo una tregua, per favore. Almeno per oggi mi sto per sposare. Voglio che parliamo, che ci capiamo un po' e mi sembra. Sei un vigliacco, mi Non sembra. sono un vigliacco, Maya. Faccio quello che devo. Faccio il mio dovere. Non posso lasciar soffrire Delfina, visto il suo stato. Ah, certo, tu non vuoi far soffrire Delfina, ma distruggi Flor. Questo è No, no, perfetto, no, no? no, non voglio farlo. Vi giuro che non voglio questo, davvero. Federico, senti, io ti giuro che ti voglio molto bene, ma non capisco quello che stai facendo. Non lo capisco. Neanche io. No, 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 Ok, va no, bene, no. io posso capire che voi non vogliate approvare la mia decisione. Ma vi sto pregando per favore, ancora una volta, che la rispettiate. Io devo sposare Delfina. Mamma e papà non sono qui per guidarci in questo giorno. Quindi ve lo chiedo, vi scongiuro. Siamo fratelli. Abbracciamoci e diamoci conforto a vicenda. Per favore, fatelo per me. Io non sopporto Delfina, per essere sincero, non la sopporto. Ma credo che Federico abbia ragione, cioè, non possiamo obbligarlo a scegliere la moglie che va bene a noi, così bisognerà anche rispettarlo. Lui ha scelto Delfina e saprà perché, eh? E allora, siamo una famiglia o no? Credo che perché tutto vada bene dobbiamo collaborare tutti, giusto? E soprattutto comportarci bene senza combinare guai. Che ne dici, Thomas? Va bene, io prometto che da questo momento non combinerò più guai. Da adesso. Io vi voglio tanto bene, tanto bene. Anche noi, ti voglio Tanto bene. bene. Mi dispiace davvero che Franco non sia qui. Ma dov'è Franco? Non si è riuscito a Ora lo chiamarlo, chiamo, dov'è? ma sta tranquillo, si farà vivo. Bene. Ora andiamo. Tutti a cambiarci che è quasi l'ora. Sì? Ja, caro Antonio, mi sapere che Fräulein Delfina e Eric non sapere apprezzare tue grandi doti da chef. Però ora non fare quella brutta faccia per questo. È che io credo che Federico meriti un menù fatto con queste mani, Greta, e pensato con questo cuore. Io anche voler offrire, dare mio cuore al mio piccolo grande uomo ed essere così contenta perché scegliermi come damigella, ma io accorgermi che lui è essere strano, non Sì. essere felice, non lo Bene, fate so. attenzione, allegria, allegria, tutti a divertirsi, perché non cambiate la musica e mettete qualcosa di più movimentato, più allegro? Volete togliere questa musica volgare, santo cielo?
Devi indossare qualcosa di più discreto, beh, no? È sempre una festa, ma che vuole che porti il lutto? Anche se una balena si veste di seta, rimane una balena. Ah, l'eleganza è un pregio di famiglia, mia cara. Io non conosco la tua famiglia, ma questo circo ridicolo che hanno montato tipo Miami Vice... Sembrava troppo sarà costato. La musica, sembra un funerale, è uno schifo. Sì? Ma perché non suoni qualcosa, Pepita? Io porto sempre la chitarra. Suonaci qualcosa. Dai, ma oggi non dedicarla solo a me, perché oggi c'è più gente. Sto preparando una festa d'addio che darò prima di partire. Un viaggio? Dove? A Orlando, Miami? Perché anch'io vado a Orlando con Funtime e con le mie amiche. Una festa per i 15 anni. Valentina, sei insopportabile. Vi lasci suonare qualcosa, grazie. Sì, ottima idea. Iniziamo. Bene. Dai. Terrasse la cama, flore se ne va. Poi a ningun lato. Sai che abbiamo un problema? Quale? Che sei più bella della sposa. Oh, amore mio, grazie. Anche tu non scherzi. E ora che si fa? Federico ci ha chiesto chiaramente di non combinare più guai. È tardi. Già, è vero. Non avete qualche idea? Ragazzi, ormai è troppo tardi. Abbiamo fatto di tutto. Per esempio, la candeggina nelle piante. Abbiamo riempito la torta di vermi. Abbiamo riempito la sala di formiche. Abbiamo colorato i cocktail. E meno male che non abbiamo messo il fango nelle tartine. Come si può parlare di pentirci, ragazzi? Abbiamo combinato tutti i guai possibili, eh? Io sarei già pentito, davvero. Anch'io. Ragazzi, a che serve pentirsi ora? Ormai è fatta, lo so che andrà tutto male. Il matrimonio di Federico sarà un disastro per colpa nostra. Ci sono, ho trovato, preghiamo, venite qua. Fatine di flore di tutto il mondo, fate che succeda qualcosa che faccia rimandare il matrimonio. Per favore. Bene, è tutto pronto, eh? Spero che ti impegnerai, almeno per la tua ragazza. No, non deve fare niente, a noi basta una pizza, non si preoccupi, non c'è bisogno di fare un arrosto. Vero che basta una pizza? Quale arrosto, piccola? Se Franco vuole essere accettato nel nostro club, dovrà camminare sui carboni ardenti. Che? Cosa, su quelli? Che? Certo, hai paura? Spero con degli stivali di amianto o qualcosa del genere, a piedi nudi? No. E tu ravviva un po' il fuoco, che così non gli fa neanche il solletico, no, forza. No, come? Che cosa hai fatto, idiota? Oh, no. Spegnilo, dai! È troppo forte! Sbrigati! No. Non si può, è impossibile! No, cosa facciamo? Allora scappiamo, ormai è troppo tardi, andiamo! No, non andate, me ne sbrigate, ci tirateci fuori! Prego! Aiuto! Aiutateci, Franco, aiuto! Aiuto! Ma guarda che ora è, Mattias. Per favore. Per quanto arrabbiato, Franco non è capace di fare queste cose. Adesso ti vuoi calmare? Franco verrà, stai tranquillo, Federico. E se quello che mi ha detto Florencia fosse vero? Che cosa ha detto, Franco? Che ti avrebbe fatto da testimone, che sarebbe venuto al tuo matrimonio, allora verrà. Però se è vero che ti vuole bene, forse sarebbe meglio che non venisse, così non commetteresti questa pazzia. Per favore, no, ti chiedo per favore che proprio oggi non sia tu a dirmi questo. Io invece continuerò a dirtelo fino all'ultimo momento, Federico. Mi vuoi ascoltare? Sei ancora in tempo, puoi mollare tutto, non sposarti, non commettere questa pazzia. Non dirmi questo, non posso farlo. Non posso farlo per il mio onore e per la memoria dei miei genitori. E oltretutto farei uno sgarbo a Delfina e anche al bambino. Ma per favore. Fatine degli incendi, aiutateci! Flor, stai bene? Sì, aiuto! Non ti preoccupare, ce la faremo. Cerca di slegarti, cerca di slegarti, non arrenderti. Aiutateci! Ragazzi, non slegarti da solo. Bulldozer, aiutaci, aiutaci, per favore. Non posso passare. Il mio cellulare, il mio cellulare. Premi l'1, è il numero di casa mia. Slegati, cerca di fare in fretta. Pronto? Cosa? Cos'è successo a Franco? Vieni subito, qui sta bruciando tutto! Federico, sono Franco, aiuto! No, che succede a mio fratello? Dov'è? Seguendo i binari, un capannone di lamiera! Lo sapevo, Florencia aveva ragione. Cos'è successo? Dov'è quel biglietto? Cosa dov'è? C'è? Dov'è l'indirizzo? Dimmelo! Dov'è? Adesso calmati! Sbrigati, non ce la fanno più! Dove siete? No, per favore, ascoltami! Federico! Resisti, resisti! Dai, dai! Franco! Franco! Dove stai lasciami andando, passare. Federico? Toglietevi! Permesso! Federico, permesso! Federico! Perché stanno correndo? Aspetta! Federico! Sarà
saranno state le fatine. Mi scusi, signora, sono il giudice di pace. Mi potrebbe spiegare che cosa succede? Molto piacere, signor giudice di pace.